entrare nelle polemiche non volevo. Lui è stato allenatore, lui faceva le scelte, lui faceva così la squadra per poter mettere la miglior squadra, no? Sicuramente io volevo giocare di più, però ripeto, io venivo da due anni, quasi tre anni di non attività, non aver fatto mai alcuna preparazione. Sicuramente c'erano giocatori molto più in condizione di me e sicuramente lui valutava le mie condizioni, nel senso che potevo dare ultimi mezz'ora, 45 minuti di poter giocare. Io sono contento di quello che ho svolto dopo due anni di inattività, no? Contento, felice di poter aver giocato, potevo fare di più, ripeto, ve l'ho detto anche prima di cominciare la mia intervista. Se lui doveva rimanere, no, ripeto, io sono venuto qua e rimasto qua, non perché c'era un attore così, io sono venuto qua e rimasto perché c'erano queste persone qua. Uno e due. Perché sono stati loro a volermi avere qui a Parma, non è stato qualcun altro. Mi hanno chiamato loro, mi hanno detto noi ti vogliamo prendere. Tu sai meglio di me che quando c'è la stima dal presidente, dal direttore e della città, la cosa più importante, la cosa più bella, no? Poi sicuramente l'allenatore ti vede tutti i giorni, lui vede com'è la tua condizione, come ti trovi, no? Ripeto, io non voglio entrare nella polemica, il passato è passato, adesso è il futuro, no? Ormai siamo a luglio, stiamo cominciando a ritiro, mancano pochi giorni, pensiamo a queste cose, pensiamo del nuovo Parma, del nuovo ciclo, del nuovo allenatore, dei ragazzi che dovrebbero venire, che noi dico perché io mi sento anche un anno, ma anche un vecchio gruppo, no? Accogliere bene questi ragazzi nuovi, di farli stare bene, di non fare mancare niente, perché dobbiamo continuare ad avere questo gruppo forte, dobbiamo avere questo gruppo eccezionale e lavorare per un unico solo obiettivo, migliorare l'anno dopo l'anno, che Parma possa arrivare dove tutti quanti noi ci possiamo vedere. Sicuramente ci vuole tempo, però pensiamo a queste cose, pensiamo al nuovo allenatore che è Marino, pensiamo ai nuovi ragazzi che dovrebbero venire, che arriveranno sicuramente, perché il direttore e il presidente hanno detto che rinforzeranno ancora di più la squadra, questo è importante, no? Tutti quanti vogliamo avere una Parma competitiva con i giocatori importanti. Pensiamo a queste cose qua. Passato è passato, pensiamo al futuro, pensiamo che Parma possa migliorare sempre, che come io calciatore voglio divertire sul campo verde e voi come tifosi, come spettatori del Parma, vi divertite.